bentrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Questa mattina si celebra l'udienza del processo davanti alla Corte d'Assise a Matteo Messina Denaro, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Davanti l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta c'è una folla di giornalisti e telecamere. Il boss potrebbe essere collegato in videoconferenza dal carcere dell'Aquila, dove detenuto e condannato in primo grado all'ergastolo. Sequestro di beni ai fini della confisca a carico di Giovanni Fraschilla. L'attività trae spunto da una indagine per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore di Catania, che ha consentito di individuare soggetti organici al clan Santa Paola, fra cui Francesco Santa Paola, figlio di Salvatore, quest'ultimo cugino del boss Nitto, Cesare Marletta, cognato di Fraschilla, e Nicolò Andrea Corallo, nonché altri soggetti vicini al clan. Il valore dei beni indicati è stimato in oltre 1,5 milioni di euro. Nuovo tavolo tecnico stamane al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla ricerca di un'intesa con i gestori dei distributori di carburanti. Questi hanno proclamato uno sciopero nazionale il 25 e 26 gennaio, criticando il decreto legge sulla trasparenza dei prezzi. Una sola delle sigle aderenti, Fegica, ha accettato di ridurre la durata, come chiesto dall'autorità garante, per gli scioperi. I gestori si oppongono in particolare all'obbligo di esporre al distributore i prezzi medi, pena sanzioni fino alla chiusura per 90 giorni. E in chiusura lo sport: dopo il rocambolesco pareggio rimediato domenica contro il Perugia, il Palermo torna in campo, questa volta al Barbera, domani venerdì 20 alle 20:30 contro il Bari di Mignani, in una sfida dal sapore antico. Domani Rosanero e Biancorossi arriveranno all'ennesima sfida da posizioni diverse. I padroni di casa, imbattuti da 6 turni, si trovano esattamente in classifica a metà strada tra i play-off e i play-out. I galletti pugliesi, dopo la sconfitta casalinga di Santo Stefano contro il Genoa, si sono prontamente rifatti a spese del Parma sabato scorso e viaggiano in piena zona play-off con non sopite ambizioni di promozione diretta. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 14. A più tardi.